Buonasera a tutti voi. In questa puntata parleremo del film che apre la stagione dell'Altra Italia, che vi accompagnerà dal 18 di ottobre fino a maggio, alla vigilia della prossima edizione dell'Italian Contemporary Film Festival. Il film è Little Italy, diretto da Donald Petrie, un professionista di gran livello, il regista che ci ha dato How to Lose a Guy in 10 Days, Mystic Pizza and Miss Congeniality. È scritto da Steve Galluccio, un italo-canadese di Montreal che conosciamo per la sceneggiatura di Mambo Italiano. Si tratta di una storia molto semplice, una commedia romantica in cui si confrontano tre generazioni, due famiglie nemiche e un amore contrastato dalla loro rivalità. Un film che ci ricorda Romeo e Giulietta, però totalmente ambientato a Toronto, nella nostra Little Italy. The last place I wanted to go back to was our Little Italy, where nothing changes. Nicole, stop! You're so thin. What happened to her ass? No one trusts a skinny cop. Get in there. Get in there. How's it taste? Just like home. Oh, that's awesome. Little Italy is not nice. Big enough for me and you. When did all of this go from crazy? What'd you put in the pizza today? What was the same, the best. That's not oregano. Too batshit insane. Bye-bye. I'll get you for this, you strunt. While our families have been at war, love has been at work. Can I get you a drink? So who's kicking your ass at soccer these days? Shall we take this outside? It's raining. I'm afraid you might get wet. I am. Oh my God, did I just say that out loud? They're sons. I think they're on to us. What are we, spies? Give me a kiss. There's an old Italian saying I learned from my nonna. Hey, what's that? If you want it, you have to put a ring on it. What was your grandmother's name? Beyonce? No, Bianca. Generalmente nella sua programmazione l'Altra Italia offre opere che provengono dall'Italia e che sono parlate in italiano. E infatti la stragrande maggioranza dei film che presenteremo rispettano la nostra tradizione in questo senso, includendo anche alcune tra le migliori opere della stagione cinematografica italiana. Ma con Little Italy abbiamo voluto fare un'eccezione, perché è un film che parla proprio di noi, di coloro che hanno legato la propria vita ai luoghi e agli eventi che vedremo nel film, la nostra College Street, i nostri sogni, i personaggi che, sebbene inventati, riflettono persone che abbiamo conosciuto. My father would consider this the highest form of treason. What's that, the pizza or us being together? Both. It's kind of complicated. No. My dad is gonna kill me. I mean, I slept with Vince's son. Oh my God. Yeah, you were saying that a lot last night. Everything's more special now that you're back. I'm sorry, I can't. No. I've worked too hard to come back to this. Messed up! You know, there's a reason why they call it Little Italy. Because nothing ever changes here. In here. Do you love him? Does it matter? What are we doing? I'm not a kid anymore. Leo, you can take the girl out of Little Italy, but you can't take Little Italy out of the girl. Show her what she's missing. Anche il cast del film riflette la doppia natura, altamente professionale da un lato e legata alla nostra italianità in Nord America. Emma Roberts è un'attrice e cantante americana, Hayden Christensen un attore e un produttore canadese. Su Danny Aiello, che tutti conoscono, non devo dilungarmi se non per dire che è sempre garanzia di qualità. Edan Ferrara, americano di origine italiana, e Michael Miranda, cresciuto proprio nella Toronto italiana, tra Dufferin e St. Clair. Vale la pena però conoscere più da vicino l'attrice italo-canadese Cristina Rosato in un'intervista nella quale ci racconta di se stessa e della sua esperienza in questo film. Allora, interpreto questa Gina, che lei è l'amica da quando sono bambini con Leo e Nikki, che è Hayden Christensen e Emma Roberts. Sì. E io vivo in Canada, vivo in piccolo Italia e ho la famiglia, due bambini, sono sposata, tutto. E lei è partita in Inghilterra per studiare cucina e io invece sono a casa, allora lei torna a casa per fare una piccola visita con la famiglia. Questo è proprio un film italo-canadese, gli italiani che sono in Canada. È un po' diverso degli italiani da proprio dall'Italia, okay. Perché noi in Canada, e come le nonni miei sono venute dell'Abruzzo, sì. E loro sono ancora tipo di vecchio tempo. Questo film proprio è un po' così, è un po' all'antica, perché italo-canadese è un po' diverso.
Little Italy sarà quindi il film di apertura della nuova stagione dei programmi dell'Altra Italia. Le proiezioni avranno luogo il 18 ottobre a Bonn e il 26, sempre di ottobre, al TIFF. E in ambedue le occasioni vi saranno ricevimenti, incontri con il cast del film, come nella nostra migliore tradizione, ogni proiezione è anche un evento. Ma torniamo al cinema prodotto e creato in Italia. Abbiamo un importante annuncio da farvi. Dogman è il film prescelto a rappresentare il cinema italiano per i prossimi Oscar, nella categoria del miglior film in lingua straniera. Dogman, diretto da Matteo Garrone, narra un fatto di cronaca degli anni Ottanta, il cosiddetto delitto del canaro. Il film si discosta parecchio dalla pura cronaca e ci consegna invece un quadro della vita di periferia di estrema intensità. Oh, lasci tua. Sì, vieni. Dove l'ha messo Marzia? Questa devi pagarlo, eh. Tieni, Simone, da che devo andare che c'è un negozio aperto. Falla. Che? Oh! Simone. Falla parecchia. Ma qua. Sì, qua. Falla qua. Come a noi qua, falla. Oh, Sattore! Caspè. Guardate, un'altra volta, oh. Un'altra volta, oh. Oh. Ma che è rotta? Ma li mortacci tua, questa è nuova, eh! 300 euro ci ho messo. Che ci hai messo? 300 euro. Mezz'ora che giochi ci hai messo 300 euro alla Simo C. Dammi. Ma guarda che casino, guarda dammi che 300 casino. Euro. Ma che te do 300 euro? Parmi piacere. Che cazzo fai? Oh, che cazzo? Simo C, fermate! Ma che fai? Che no, te li do. Sta fermo, sta fermo. Ma che c'ha oggi questo? Il film ha vinto ben 7 nastri di argento e Marcello Fonte, il protagonista del film, che tra l'altro ha ottenuto il premio per il miglior attore protagonista all'ultimo Festival di Cannes, è stato nostro graditissimo ospite alla manifestazione incontro organizzata dalla ICFF durante il TIFF, dove Dogman è stato presentato e accolto con grandissimo interesse. Marcello è un uomo semplice, un attore che sa parlare con il cuore di sé e dei suoi film. Ascoltiamolo in questa intervista che ha concesso proprio in occasione del ricevimento dell'ICFF. Marcello è un ragazzo che cerca di fare bene il suo lavoro, di mettere in pratica quello che ha imparato nella vita e è quello che vive nel cinema, perché il cinema è la sua casa e quindi nella vita non ha trovato tante possibilità perché è diventato difficile vivere oggi nella vita reale e mi viene più facile lavorare nel cinema, nella vita surreale. Mi ha portato Dogman, che è questo film meraviglioso che sta colpendo tutti, sta entrando nei cuori di tutti, perché è stato fatto un lavoro bellissimo di squadra. Matteo è stato un grande, veramente un grande, che è riuscito a capire l'animo, a trovare l'umanità che ci avevo dentro, che non lo sapevo manco io. Quindi è importante l'occhio che ti vede, che ti apre il cuore e la mente. L'umanità di Marcello è stata la scintilla che ha convinto Garrone a realizzare finalmente il film dopo averlo pensato e interrotto più volte. Ecco che cosa dice su di lui. Finalmente, un anno fa, l'incontro con il protagonista del film, Marcello Fonte, con la sua umanità, ha chiarito dentro di me come affrontare una materia così cupa e violenta. È il personaggio che volevo raccontare. Un uomo che nel tentativo di riscattarsi dopo una vita di umiliazioni si illude di aver liberato non solo se stesso, ma anche il proprio quartiere e forse persino il mondo, che invece rimane sempre uguale e quasi indifferente. A me qua non vogliono tutti bene nel quartiere. Sono amico tuo io. Sì o no? Guardate, un'altra volta! Un'altra volta! Oh.
ammazzo sta botta, apri sta cosa, oh. Apri! Chissà, con Dogman il cinema italiano potrebbe avere un'altra occasione per affermarsi nel mondo, come certamente merita. Il prossimo passo sono le nominations e quello successivo ancora la suspense per l'annuncio del vincitore durante la notte degli Oscar. Auguriamo al film, a Matteo Garrone e a Marcello Fonte una serata trionfale il prossimo 24 febbraio. Un cordiale saluto a tutti voi e arrivederci a presto.